Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video particolare, diverso dal solito, solo nella mia stanza ed è parecchio che non giravo un video qua dentro, quindi ho pensato di farlo qua perché questo è un video in cui mi voglio un po' aprire a voi, dividere cose che vi voglio dire da un sacco di tempo. Penso che io l'avete capito, sono una persona a cui non piacciono le polemiche, non piace rispondere alle polemiche perché io ho degli obiettivi, ho la mia strada da seguire, vado dritta per la mia strada e penso che tutte queste cose mi distraggono da quelli che sono i miei obiettivi, quindi le trovo un po' inutili, insomma, mi annoio veramente, cioè mi annoio proprio. Quindi adesso un po' a fatica faccio questo video, però perché ne sento l'esigenza. Penso che si sia arrivato a un momento veramente che è esagerato, cioè un momento veramente che è assurdo, quindi bisogna un po' bloccare tutte queste polemiche, tutte queste cose che veramente non può essere che bisogna ricevere insulti, offese, critiche su qualsiasi cosa uno faccia, e a malincuore, perché io veramente odio rispondere alle polemiche, odio dare soddisfazione a un certo determinato tipo di persone che passano il loro tempo ad insultare, a nascondersi dietro un computer. Ed è facile, dico io è facile, siete dei leoni, dietro al computer siete dei leoni, faccia a faccia direste mai certe cose, quindi non mi piace dare soddisfazione a queste cose e mi piace sempre rivolgermi, prima di tutto col sorriso, farvi stare bene e parlarvi di cose belle e cose positive, no? E poi rivolgermi a quelle persone che mi vogliono bene, che mi seguono con affetto, quindi anche se devo rispondere, preferisco rispondere a quei commenti, no? Spesso mi si dice perché non rispondi alle polemiche? Ma se io ho poco tempo nella mia giornata, perché veramente ho poco tempo perché faccio mille cose e ho tipo un'ora di tempo in cui devo rispondere ai commenti, preferisco rispondere ai commenti di una ragazza che mi dà consiglio su una ricetta, oppure una ragazza che mi fa un apprezzamento, mi chiede qualcosa, insomma una persona che mi vuole bene, piuttosto una che praticamente mi schifa fra virgolette, viene e mi insulta, oppure mi dice una polemica che poi il 90% delle polemiche, delle cose che si dicono, sono sempre false, sono sempre stronzate, praticamente inventate dal nulla. Quindi io dovrei mettermi a rispondere, a dire: ah, non è vero, perché così, con la... Voi credete delle fesserie, credete le fesserie, ma quasi sempre. Io ormai veramente sono anni che faccio questo, sono anni che sto nel web, quindi un po' ci ho fatto il callo, cioè parecchie cose mi scivolano, devo dire la verità, cioè non mi pesano più perché comunque ho capito questo tipo di persone, che persone sono. Però diciamo la cosa che mi dà fastidio, adesso ve la dico perché sto facendo questo video, perché veramente si è arrivato a veramente un punto di non ritorno, un punto in cui mi sento di bloccare. Cioè qua mi sono scritta tutte le cose, questo bellissimo quaderno di Parigi, tutte le cose che voglio dire, che sono veramente veramente tante. Penso che la cosa più importante, almeno per me, che ho voluto sempre sempre mantenere, è quella di essere vera, essere naturale, essere me stessa al 100%. Ho sempre fatto questo e penso che sia quella la cosa più importante che veramente ti fa andare avanti su YouTube, ma in generale, ma anche in qualsiasi lavoro. Devi essere te stessa, devi essere vera, non devi essere costruita. E così sono io, e questa, diciamo, è stata un'arma a doppio taglio che molto spesso mi si è rivoltata contro. Perché, ad esempio, rispondo alla prima polemica dei videovlog, e nei videovlog io sbaglio, posso sbagliare a parlare, posso sbagliare le pronunce, posso parlare a volte in dialetto, mi posso vestire in un modo che non vi piace, posso avere capelli sconvolti, posso avere le occhiaie, posso essere brutta, posso avere il nasone, ma tutte queste cose sono vere, tutte queste cose sono io. Secondo voi, io non sarei capace di mettermi davanti alla videocamera? Sono andata a Nizza, mi leggo tutte le pronunce, dico preciso tutti i nomi, mi sistemo, vado dal parrucchiere là a Nizza, mi sistemo i capelli, mi faccio un poco di cose per far sembrare il naso più piccolo, e non potrei farle queste cose. Ma a me cosa interessa? Cioè io voglio essere me stessa, sono io, sono così. Cioè i video che voi avete visto, i videovlog che io ho fatto delle vacanze in Puglia, Nizza, eccetera,
sono io al 100%, cioè io sono così, sono quella che vi avete visto. Quando vado in vacanza, faccio le stronzate, dico le stronzate, mi va di divertirmi, di non pensare a nulla, di ridere, di scherzare, di non pettinarmi, di vestirmi un po' così come mi capita. Insomma, non è possibile stare davanti a una videocamera, così impostati per paura di poi cosa possono dire gli altri o per, dare quell'immagine di te che può piacere, che è perfetta, che gli altri possono sicuramente apprezzare. Io non ci riesco, ma sinceramente non vorrei neanche esserlo, perché voglio essere me stessa, ci tengo tantissimo a essere me stessa. Quindi io sono stata insultata, sono stata offesa, insomma io vi posso leggere anche tutti i commenti che sono stati detti sotto al video, sono stati fatti insulti al mio fidanzato, perché ovviamente dopo di insultare me si passa a insultare mia sorella, il mio fidanzato, la mia famiglia, i miei genitori, un po' tutto, no? E quindi questa è una cosa che ve la dico, così le haters veramente sapranno su quale punto colpirmi. Adesso a me non me ne frega niente di niente, veramente qualsiasi insulto io ci vado sopra, però quando mi si tocca la famiglia e le persone a me care, veramente mi brucia, cioè veramente là poi mi dà proprio fastidio, perché poi mi dico io, ma queste persone non si rendono conto che al di là della videocamera c'è una persona, che io sono un essere umano e che dietro a me c'è una famiglia? Cosa pensa mia madre? Molto spesso magari mia madre può leggere un commento, e cosa pensa se legge questi commenti e queste offese? È normale che mia madre, quindi io rimango male anche per mia madre, i miei genitori. Infatti ho fatto il lavaggio del cervello a loro, ho vietato di leggere i commenti, non leggere i commenti, no? Perché veramente non è facile. Molto spesso alcune persone dicono: tu stai qua sul web, lo devi a noi. A parte che io sto qua sul web, soprattutto alle persone che mi apprezzano e che mi vogliono bene, e io per voi faccio video, per voi vado avanti, per tutti gli apprezzamenti che mi fate. Non certo che vado avanti per chi mi ha criticato e mi ha voluto mettere il bastone fra le ruote e mi ha insultato, e vi posso assicurare che ci sono persone che, e quelli sono veri haters, che sono anni da quando ho aperto il canale su YouTube che continuano a seguirmi, ad insultarmi, ad offendermi, a offendere me, i miei familiari, quindi. Io ovviamente, io è vero che vado avanti per il web, che comunque devo dire grazie a chi mi segue nel bene e nel male, giusto, devo dire grazie a chi mi segue nel bene, però io ho anche qualche merito, avrò anche qualche merito, e con questo non voglio dire assolutamente con qualche merito di bravura, lasciamo stare, ma se ho un merito è sicuramente quello che sono determinata, che sono forte, perché ragazze, credetemi, non è facile. Cioè, se io non avessi avuto questa forza, questa determinazione, questa caparbietà, io veramente sarei schiattata con tutti i commenti, gli insulti, episodi, veramente cose che mi successe anche dal vivo, e non solo, non vi parlo solo di commenti, di cose. Veramente, cioè, cose indescrivibili. Se non avessi avuto questa capacità di andare avanti, questa forza, questa corazza, io veramente sarei schiattata, perché ho ricevuto e continuo a ricevere commenti e insulti bestiali. Cioè, io mi devo sentire dire che il mio ragazzo è brutto, che il mio ragazzo, ma come brutto, ma non si può guardare. Avevo scritto, infatti, in riferimento proprio a sto fatto del mio fidanzato, che dato che era stato detto, era stato criticato perché era brutto e tutte queste cose qua, avevo scritto un mio pensiero, insomma, su quello che era secondo me la vera bellezza, e insomma andatelo a leggere, l'avevo pubblicato su Instagram, casomai ve lo scrivo anche sul blog, e vi scrivo tutto questo pensiero, che vi avevo spiegato che per me la vera bellezza non era, secondo me, non è secondo me nell'aspetto estetico, perché non è di quello che io mi innamoro, mi sono innamorata di lui, ma comunque sono tante tante altre cose che lui ha fatto e che continua a fare in tanti anni, e perché comunque la vera bellezza è, cioè, quella d'animo, di carattere, di tante cose che ti fanno innamorare di una persona, sono quella, e quella che dura per sempre, a differenza magari dell'aspetto estetico. Capelli biondi diventano bianchi, tutti gli uomini poi hanno un po' di pancetta, le rughe, i capelli bianchi, quindi la bellezza estetica poi vola via, e invece quella che resta è la vera bellezza. Quindi come un uomo ti tratta, un uomo deve avere rispetto per te, ti deve amare, ti deve far sentire protetto.
perfetta. Tutte queste cose per me sono la bellezza. Tutte queste cose mi fanno dire che un uomo è bello e che un bell'uomo deve essere una bella persona, non deve essere una persona bella esteticamente, cioè non me ne faccio nulla. Quindi, ovviamente, ecco perché i commenti sul mio aspetto estetico, non mi importano, non ci rimango male, perché comunque penso che le persone che me lo dicono sono persone talmente vuote e inutili, però penso magari una ragazzina che magari viene insultata nel web, oppure una persona che non ha insomma questa forza, è proprio brutto, sono cose proprio di bullismo, veramente veramente brutte. E io devo sempre far finta di nulla. E dove sta scritto che io perché sto nel web e perché faccio video mi devo beccare insulti, critiche sulla mia famiglia, sui miei cari? Non ho capito, ma se tu da vicino, dal vivo, incontri il mio ragazzo, glielo dici in faccia come sei brutto o hai paura? E se incontri me dal vivo me lo dici in faccia che nasone che hai? Io ho ricevuto un commento che poi queste persone sono tutte molto coraggiose, devo dire, sotto all'ultimo videovlog che c'è stato, che adesso lo posso leggere perché sta persona talmente coraggiosa si è cancellata il commento, cioè si è autobannata. Vabbè, molto spesso i commenti li cancellano loro stessi e poi mi si viene accusata a me di aver cancellato, ma io non ho cancellato nulla, vabbè. Comunque, sta persona mi ha scritto: "Ah, a furia di dimagrire ti è rimasto solo il naso, sei un cesso, c'è cioè il nasone". Cioè, io ho detto, ma che persona piccola, inutile, vuota devi essere per giudicare un aspetto fisico di una persona? Ma io c'ho il nasone, io, a parte che dimagrire non c'entra nulla, ogni cosa, sta cosa di dimagrire, io, cioè, avrò perso qualche chilo, ma neanche poi sono dimagrita chissà così tanto. E vabbè, questo poi casomai facciamo un altro video su questa cosa di dimagrire, che c'è tanto da dire veramente, è un altro capitolo. Parliamo del nasone adesso. Io sono nata con nasone, vi dico la verità, io ne vado anche fiera, cioè me lo tengo il naso, ho altri problemi, altre cose a cui pensare, non me ne frega un tubo. Quindi che tu mi vieni a offendere sul mio nasone, mi critichi il mio nasone, che è una cosa con cui io ci sono nata, no? Come dire, è come dire, agli occhi azzurri, è vero, è un valore, è vero, c'è una qualità di una persona, però non è data dalle sue capacità, dal suo talento, perché è fortunato, c'è nato con gli occhi azzurri, c'è chi è che nasce con il naso alla francese, c'è chi nasce col nasone. E quindi che facciamo? Ce lo teniamo, cioè non ci interessa nulla. Ma non c'è una cosa più stupida e veramente cretina che offendere sull'aspetto fisico di una persona. È meschino perché noi non possiamo far nulla per cambiare. Io cosa posso fare per cambiare il mio nasone? Cioè, anche se sono brava, sono gentile, dico le preghiere, vado in chiesa, aiuto le vecchiette a attraversare la strada, mi resta sto nasone, ragazzi. Quindi, dato che non tutte le persone, insomma, sono così attente al loro aspetto fisico, perché cioè, ci sono anche altre cose a cui badare, no? E cose di carattere, di vita, insomma. Quindi l'aspetto fisico è un po' una cosa, è proprio brutto e stupido, no? Che poi mi viene sempre da dire, mi viene sempre da pensare, scusate, fa un caldo atroce, queste persone poi se mi incontrassero dal vivo mi direbbero: "Ah, ma tu c'hai un bel nasone", avrebbero paura di un bel ceffone, appunto, che fa rima con nasone, secondo me non avrebbero paura di dirlo, quindi sono i classici codardi. E diciamo, poi un po' tutto sto fenomeno, no, del web, a parte quello che mi viene detto a me, che mi sta un po' dando un po' fastidio, no? Spesso leggo anche commenti e cose sotto altre persone, vedo proprio questa caratteristica, queste persone che un po' questo bullismo, no? Anche il fatto: "Ah, i soliti napoletani, sei la solita napoletana, sei terrona, Vesuvio, bruciali", cioè cose proprio ancora veramente assurde, cioè tu dici siamo nel 2015, ancora queste cose. Veramente ancora queste cose, sono atti di bullismo, anche se succedono nel web, sono atti di bullismo, perché ragazzi, pensate, non è facile veramente stare sotto pressione, cioè io sto continuamente sotto pressione con tutti questi commenti, tutti questi insulti, tutte queste critiche e non è facile veramente andare avanti, non dimenticare i tuoi obiettivi e le tue cose, che queste persone veramente ti vogliono, comunque ti vogliono far crollare. Oppure sul fatto del bio, ad esempio, cosa ci sta da dire ogni cosa? Io pubblico la foto di un gelato. "Ah, ma è bio? È bio? Sei sicura che è bio? Non ha i siliconi, non ha la paffina, allora morirai
morirai con tutto questo olio di palma. Ma che ci sta da dire? Ma che è sta stronzata mo' di offendere e di fare il bullismo su che una persona mangia bio? Mangio bio e quindi ci sta da offendermi o da paracularmi? Cioè, non lo so. Io sarà perché io vi devo dire la verità. Io nella mia vita non ho mai, mi dovete credere, anche quando andavo alle scuole elementari, alle scuole medie, non ho mai sfottuto, cioè non mi è mai piaciuto, anche in modo amichevole e divertente, a me non mi è mai piaciuto prendere in giro le altre persone, ma in particolare sull'aspetto fisico mai, cioè è una cosa che proprio non tollero, ma in generale, cioè mi dispiace per una persona che la si prende in giro e si fa questo bullismo e diventa lo zimbello della situazione, a me è una cosa che veramente mi ha sempre, quindi non mi ha mai divertito, insomma, sta satira a prendere in giro le persone, perché insomma ognuno ha i suoi difetti, cioè cosa stiamo qua a prendere in giro gli altri, che non lo so, è una cosa che non mi ha mai fatto, ma non mi fa ridere veramente quando si prende in giro qualcuno. E quindi vi dicevo, sta cosa dei video vlog che comunque mi si è criticato, addirittura un commento di una persona che mi ha detto mi hai deluso, cosa ci frega delle tue vacanze, mi hai deluso e addirittura mi cancello dalla tua pagina, sei una delusione perché ho pubblicato il vlog della mia estate. Cioè, io voglio dire una cosa, ma delusione di che cosa? Cioè, ma moderiamo un po' queste idee, perché ha detto ah, sei una del me deluso, cosa ho fatto? Sono andata in vacanza, cosa ci sta di male? Cioè, tutto il mondo fa i video vlog su YouTube, carità dolce, non li può fare, che veramente è un peccato mortale. Cioè, io sono una dannata perché ho fatto i video vlog sulla mia vacanza, che poi da specificare sta cosa.